in compagnia di Marcello Caloro al Battle of Malta. Non dico neanche la sua qualifica, perché prima lo vedevo negli anni scorsi chiacchierare con i dealer, dare le indicazioni in virtù anche di un ottimo inglese, ma poi hai fatto carriera e adesso in qualche modo hai un ruolo organizzativo importante, tanto da dare il là a una struttura più profonda che ha contribuito a portare numeri importantissimi, a massacrare me il povero Antonini, che ormai non stiamo più in piedi perché abbiamo fatto la mattina e siamo ormai datati. Ma la verità è che, come dico sempre, un torneo di poker non è fatto per i giornalisti, è fatto per i giocatori, e questa struttura è piaciuta moltissimo, i numeri parlano. Allora, intanto grazie Jack, come sempre, per queste tue magnifiche presentazioni. Allora, come si dice, di necessità virtù. Io nasco come dealer coordinator in questa organizzazione, e poi la necessità, insomma, e la fiducia che questa organizzazione ha voluto dare, anche la necessità di avere comunque una persona che potesse, come si può dire, adattare quelle che sono le idee di questa magnifica organizzazione, che è molto dinamica, però ovviamente facendo poker dobbiamo adattare a quelli che sono i meccanismi, le strutture, insomma, io sono un po' quello che adatta la vena artistica di questa organizzazione a ciò che poi realmente mettiamo nel pratico nel poker. Come hai detto tu, sono contento, la struttura del Battle of Malta, diciamo, è quella storica. Il mio intervento è stato più da un punto di vista qualitativo di gioco, ovvero abbiamo aumentato lo starting stack progressivamente. Nell'edizione di aprile ti ricorderai che era 30.000, adesso l'abbiamo portato a 40. Abbiamo applicato questo format dello Stack Choice, che comunque è un format che è già stato applicato al Battle of Malta. Ovviamente all'inizio un po' spaventava, perché con i numeri, insomma, che facciamo non è facile la gestione, però i player, io li vedo, i feedback che sto ricevendo sono veramente incredibili. Sicuramente per il futuro, e ci tengo a dirlo così anche a te e anche a tutti i nostri comunque giocatori, avendo avuto questa tipologia di risposta, sicuramente interverremo a limare un po' la struttura che riguarda il day 1, in modo da far sì che né tu né noi, perché il buon caro Jack e il buon caro Cesare vedono la loro fatica, ma anche io ero con voi qua. Anche tu fino alle 5 di mattina, eh? Io sono rimasto fino alle 6 per processare i pagamenti, quindi altra cosa che sono veramente contento, perché per quanto richieda a noi uno sforzo incredibile a livello organizzativo, in realtà i giocatori sono davvero contenti di ricevere questo minimo cash che c'è. Ricordiamo, e ci teniamo a specificare, che 800 euro è il minimo cash garantito. Questo non vuol dire che noi al day 2 non daremo comunque una differenza sul minimo cash. Noi abbiamo garantito un 800 euro rimanendo bassi con delle proporzioni matematiche sul milione e mezzo garantito. Ma se i numeri proseguono in questa direzione, è possibile che il minimo cash possa diventare magari 1000 o 1200. Dammi solo uno spunto in chiusura, che però mi interessa molto. Abbiamo visto cosa è accaduto al day 1. Parliamo di cosa accade dopo, perché tu mi dicevi che questa modalità permette poi di respirare un po' di più dopo. Allora, questa modalità, ed è questo di cui io, diciamo, non solo io con Mario Sfameni, Teliba, insomma tutta l'organizzazione, Massimo Maiolino, il mio intervento è stato su questo, in quanto dal day 2 in poi, il day 2, il day 3, il day 4 hanno dei livelli che sono veramente, veramente da livelli, direi, intercontinentali, per così nominare anche l'intercontinental, però nel senso sono una struttura veramente professionale, in quanto al day 2 si giocheranno 6 livelli. Questo permetterà comunque ai giocatori anche di, per quanto li abbiamo purtroppo stancati, diciamo, al day 1, riportiamo un gioco più sereno, più stabile, più regolare, con una struttura e dei bugli incredibili, perché il day 2 dovrebbe iniziare con un average di 50 bugli a livelli a 60 minuti e giocheremo 6 livelli. Dal day 3, caro Jack, andiamo a 75 minuti. Day 3, day 4, un giocatore sa, come anche noi oramai sappiamo, cosa vuol dire giocare a 70-80 bugli con livelli a 75 minuti, un torneo incredibile. Quindi vogliamo, diciamo, rendere l'esperienza di gioco migliore quando realmente poi serve il gioco. Il day 1 è un accumulator, fondamentalmente, è un accumulator dove il giocatore ha l'obiettivo di raccogliere più chips possibili. Cercheremo di farlo rientrare nei canoni canonici, diciamo, che sono quelli delle 12-13 ore. Adesso stiamo un po' sforando, ma anche per la quantità di giocatori che stiamo avendo. Ma comunque sempre il nostro obiettivo è quello di comunque rendere questo torneo giocabile quando deve essere giocabile. Un professionista, lo sai meglio di me, Jack, non ha bisogno di iscriversi al primo livello di un torneo del genere, ma userà sempre, avendo una confidenza di gioco migliore magari rispetto a un amatore, utilizzerà sempre l'ultima parte di gioco. Quindi il professionista non giocherà mai 15 ore il day 1, giocherà comunque sempre meno. Abbiamo ridotto la late al decimo livello, che secondo me è la cosa
più appropriata, in quanto comunque i 12 livelli andavano un po' a collidere con ciò che poi è la struttura turbo della sera, che comunque sta richiedendo, i numeri confermano, 133 entries ieri sera, è importante per noi comunque, anche sopra la nostra aspettativa, e sicuramente andranno ad aumentare, quindi sì. Per poi finire con questi bellissimo day 4 a 24 player left con lo shot clock, che è una modalità che io vorrei inserirla già dal day 1, ma per motivi logistici e organizzativi purtroppo non si può ancora fare, però sempre per poter nell'ottica final table, con insomma 90 minuti a livello, con un average che ad aprile è stato 85 buie allo start, mi auguro quest'anno di riuscire ad arrivare ai 100 se i numeri ce lo permettono, con un payout che non possiamo ancora dirlo, ma potrebbe riservare delle belle sorprese. Avete capito perché il battle è un successo clamoroso? Per Marcello Caloro e ovviamente non solo per lui.